Tra le occasioni free to play dell'ultimo periodo, dopo aver visto MetaWorld nel mio ultimo video, adesso è partito da pochissimo, neanche una settimana, Champions Arena. Un gioco di ruolo a turni sullo stile di Axie Infinity davvero molto interessante, peraltro appartenente al famoso ecosistema dei Gala Games. Si tratta quindi, secondo me, di uno dei titoli migliori su questo ecosistema, se non proprio il migliore. Adesso dunque ci spostiamo sulla piattaforma dei Gala Games per capire come funziona Champions Arena e vedere quali opportunità di guadagno ci sono. Eccoci sul sito web dei Gala Games. Finora non vi avevo mai parlato nello specifico di questa piattaforma, poiché i giochi che sono stati rilasciati, a mio dire, non erano proprio il massimo. Tuttavia, vedo che la qualità aumenta sempre di più, senza contare che i Gala Games in realtà non vengono dal mondo del gaming tradizionale, ma si comportano quasi come se lo fossero. Infatti, sono proprio un ecosistema che ha in programma il rilascio di diversi titoli, tutti che si poggiano su una loro specifica blockchain, su cui fra l'altro si può operare in vari modi. Ad esempio, acquistando un nodo validatore appunto di questa blockchain, si possono poi avere ulteriori retribuzioni quando si gioca ai vari titoli che appunto vengono rilasciati. Quindi, ad esempio, esattamente come la Netmarble che rilascia vari titoli, ha la sua blockchain di riferimento, ecco, si può dire che Gala Games assomiglia alla Netmarble, non rilascia dei titoli proprio della sua stessa qualità. Però, nonostante tutto, gli si avvicina. Ad ora, comunque, sono stati rilasciati solamente tre giochi, che nello specifico sono stati Spider Tanks, che comunque ve l'avevo segnalato tra i migliori play to earn di questa estate, Town Star, che è stato il gioco che decisamente ha avuto più successo sui Gala Games, nonché il primo che è stato rilasciato, e Superior, che però mi sembra che non sia proprio un granché, anche se poi vabbè non ho seguito tantissimo. In ogni caso, altri giochi davvero molto, molto interessanti che verranno rilasciati sono ad esempio questo Battlestar Galactica e Mirandus, per fare un esempio. Anche questo Walking Dead, però non so, a me non ha mai ispirato tantissimo e mi sembra ce ne sia un altro molto bello, questo qui, Legend Reborn. Vabbè, staremo a vedere, poi si possono giudicare soltanto una volta che escono. In ogni caso, questo Champions Arena, secondo me, ad ora è il migliore ed ecco il motivo per cui, insomma, l'ho voluto trattare appositamente nello specifico proprio in questo video. Ora, come facciamo a giocarci? Allora, dovete prima registrarvi, per cui effettuate il login, create il vostro account. Nel caso non lo abbiate ancora fatto, vi ho lasciato in descrizione il mio referral link sui Gala Games, che vi dà accesso a 100 token Gala bonus, però nel momento in cui effettueranno la distribuzione dei token, che per ora si è bloccata. In ogni caso, dovrebbero essere elargiti. Vi ho lasciato il mio referral in descrizione. Una volta che avrete fatto l'iscrizione, dovrete scaricare l'applicazione dei Gala Games e installarla sul vostro PC. E dopo che l'avrete installata sul vostro PC, non la ritroverete sul desktop, ma dovrete andare qui sul sito dei Gala Games, andare all'elenco dei giochi, ecco qui la sezione Games, e semplicemente cliccare su Play. Una volta quindi che lo avrete fatto, vi ritroverete qui all'interno della piattaforma. Questa è la schermata di gioco principale, questo è il vostro avatar e questi i campioni che avrete. Poi come si ottengono i campioni lo vediamo successivamente. Adesso vediamo quella che è la modalità di gioco principale, che è la campaign. Infatti, Arena Champions funziona esattamente come Axie Infinity, ovvero c'è praticamente un mappamondo all'interno del quale il team si muove e semplicemente di volta in volta andando avanti all'interno di questo mappamondo si sbloccano i vari stage e si completa la modalità avventura. Quindi la metodologia è proprio quella di Axie Infinity, uguale, dove però al posto degli Axie abbiamo gli eroi. Ecco, questo è il nuovo stage che affronteremo. Questi praticamente sono, diciamo, i mostri, gli avversari con cui ci dovremo scontrare. E questa è la retribuzione che otterremo. Questo qui, 7800, è il loro potere totale. Ora, velocemente, quindi vediamo come funziona.
Una volta quindi che clicchiamo su Start, ecco, possiamo decidere quale che team scegliere. Naturalmente io posso, ecco, togliere alcuni eroi e permetterne altri. Però così facendo il mio power totale diminuisce. Considerando che qui gli avversari saranno abbastanza potenti, il potere totale in questo caso è 11.800, ecco che naturalmente mi conviene mettere optare per un team di questo tipo. Quindi adesso clicchiamo su Start. E qui quindi inizierà la battaglia. Come possiamo vedere, ecco qui, la qualità grafica è veramente molto bella. In questo caso, ecco, questi sono i due avatar e questo è il team di ognuno. Perfetto. Allora, il mio eroe qui aveva un'abilità speciale che ha fatto attaccare, che lo ha fatto attaccare per primo. Vedremo un po' come va questa battaglia. E qui già abbiamo un attacco di uno di questi. Perfetto, allora, in due parole, praticamente, ecco, è simile ad Axie Infinity, ognuna di queste sfere sono, è come se siano delle carte e rappresenta praticamente l'attacco standard. Ognuna di queste carte rappresenta lo stesso identico attacco, il normal attack, e quindi non c'è differenza. Però che cosa possiamo fare? Semplicemente quelli dei colori, degli stessi colori, li possiamo combinare, per cui ecco, io combino questi due rossi che hanno una stella e ottengo una carta più potente da due stelle. Se ci clicco sopra avrò il Leap Attack, che è decisamente più potente rispetto al Normal Attack. Qui possiamo avere una panoramica di quelli che sono gli attacchi dei vari campioni. Quindi il primo è sempre il Normal Attack, quindi vediamolo nel caso di Leopold. Poi abbiamo il Leap Attack. Man mano che aumentano le stellette sulla carta, ecco che abbiamo il Fierce Rush oppure il Guardman's Dati, e insomma, e così via. È lo stesso per gli altri eroi. Quindi io clicco magari su questo qui, la doppia stelletta, l'attacco doppio, e decido di attaccare, magari vediamo un po', questo qui, che sembra il più debole, probabilmente in difesa, ecco, infatti si prende più danni, questo qui è più corazzato. Dopodiché il turno passerà a un altro, in questo caso è passato a uno degli avversari, e poi passa a uno dei miei personaggi. Benissimo, posso fare la stessa identica cosa, qui abbiamo già due stellette su questa carta, però io posso anche cliccare su auto in modo tale che faccia tutto quanto in automatico. In questo modo non mi devo neanche sprecare, insomma, a cercare di combinare le carte, a cercare una strategia, fa tutto lui e buonanotte. Ora il team forse è abbastanza potente, quindi con auto forse è perso, però anche questa è una possibilità. Ecco che man mano che si utilizzano, vabbè, lui adesso sta facendo un attacco, quando finisce di attaccare, ecco, man mano che si utilizzano le carte aumentano anche questi punti che sono i mana e possono essere utilizzate le abilità speciali, ecco, dell'avatar, quindi dell'evocatore, diciamo così. E infatti ecco qui che ha utilizzato questa abilità che gli consente di aumentare l'attacco del personaggio. Quindi non c'è veramente nient'altro da dire, poiché questo è tutto. Si può impostare in modalità auto, fa tutto lui. Il gioco è come Axie Infinity con l'utilizzo di queste carte che poi vanno combinate per generare gli attacchi. Poi ci sono, tramite i mana si utilizzano i poteri speciali e finisce lì. Vabbè, posso, diciamo, tagliare poiché si è capita la dinamica di gioco. Ripassiamo alla schermata principale. Perfetto, questa che abbiamo visto era la modalità di gioco principale, tutto il resto, vabbè, lo scoprirete voi, ma in realtà non c'è tantissimo da dire. Ad esempio, se vogliamo potenziare i nostri campioni, all'area Champion, ecco che cliccando su uno dei campioni possiamo farlo aumentare di livello, come praticamente grazie al gold e grazie alle pozioni esperienze. Quindi io clicco qui, pam, ecco che ogni volta che lo faccio aumentare di livello, ora siamo a livello 11, sprecherò un po' di gold. In questo caso per il prossimo livello ne devo sprecare 1500 a fronte di 19.000. Quindi clicco ed ecco qui che scala i gold e ovviamente aumenta di livello, e anche si prende anche un po' di pozioni esperienza. Ecco, perfetto. L'eroe lo si può anche equipaggiare e quindi diventa ulteriormente più potente. Ad esempio questo non ha equipaggiamento, pronto, però se andiamo su Leopold, ecco qui ho inserito una corazza. Poi man mano che si partecipa alla campaign si ottengono le ulteriori armature e gli eroi si potenziano sempre di più.
Per il resto abbiamo le quest, sappiamo tutti come funzionano, quando si portano a termine determinati compiti, ecco che gli si possono collezionare appunto le nuove ricompense. Ecco, appunto, per l'appunto, come abbiamo visto qui, possono essere giornaliere, possono essere settimanali e niente, e così via. Abbiamo anche un'area trade dove possiamo comprare o vendere, diciamo, magari le armature dei personaggi, oppure acquisire le Soul Stone che ci servono a promuovere i vari eroi. Poi vediamo come gli eroi in che area si promuovono. In ogni caso, per farlo, ecco, servono queste Soul Stone. E così via. Lo shop è dove si potranno invece comprare e vendere gli NFT, ma ancora non è attivo, infatti ancora siamo in early access, per cui a questa sezione non si può accedere. Ed infine abbiamo le Mayhem e le Challenge. In cosa consistono? Queste qui sono praticamente le esplorazioni. È come se ogni volta che siamo in un determinato territorio è associata anche un'area di miniera praticamente, e quindi andando praticamente nell'apposita sezione, ecco che possiamo scegliere quale area esplorare. Quindi al costo di, in questo caso, 10 sfere energia orb, possiamo, inserendo, diciamo, l'apposito team, magari inseriamo questo, ecco, cliccando su Explore e quindi pagando 45 gemme, cliccando su Complete Now, ecco che il team andrà in esplorazione e vedrà nel caso di trovare degli oggetti, insomma, magari rari. Ecco che ha trovato qualcosa, quindi basta cliccare su Reward Claimed, ecco, ottenuto 2334 pozioni esperienza che servono a far aumentare di livello i personaggi. E niente, quindi questo è praticamente, funziona in questo modo, quindi nulla di nuovo da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece la challenge, ecco, qui è dove ci si scontra con gli altri giocatori. Naturalmente bisogna essere andati avanti nella campaign per poter sbloccare le varie sezioni, la Tower of Tria, l'Arena e poi le altre, vabbè, arriveranno. Ovviamente se ci si scontra con gli altri giocatori si ottengono tutti i premi che poi vengono messi in palio quando si vince, e che naturalmente questi premi saranno anche molto probabilmente i token in game della piattaforma, che poi possono essere cambiati in criptovalute, nelle stablecoin, e possono essere monetizzati. Per ora mi sa che il token ancora di questo gioco non è stato aggiunto, però insomma una delle modalità per poterlo ottenere sarà proprio la challenge. Infine, l'ultimissima sezione che ci serve andare a guardare è quella del estate, praticamente il nostro regno, il castello. A cosa serve questa sezione? Non l'ho capito bene. Certo sta che qui abbiamo praticamente quello che è il nostro regno, che fra l'altro ha anche un determinato livello di potenza, per cui maggiormente questo regno si sviluppa, più saremo influenti all'interno del gioco. In che modo esattamente? Boh, veramente non ne ho idea. Anche perché molte sezioni del regno ancora non sono attive, tipo Notice Board o Smitey, ecco, ci dice coming soon, che di fatto vuol dire che il gioco proprio lo deve sbloccare, cioè non è qualcosa a cui possiamo accedere più avanti sbloccando i livelli, andando avanti nel gioco. No, lo devono sbloccare gli sviluppatori, è chiuso per tutti, quindi ancora è praticamente tutto chiuso e non si capisce cosa fare. Anche il castello sicuramente potrà essere potenziato e quindi aumenterà di livello. Come si fa però? Niente, non si sa, perché siamo ancora in early access. L'unica cosa che possiamo andare a guardare è l'Altar of Champion, che alla fine ci serve proprio a promuovere gli eroi. Quindi se noi abbiamo degli eroi, ecco che qui li possiamo evocare, per cui possiamo cliccare su Summon per ottenere delle Soul Stone che possono che permettono di promuovere gli eroi, e qui appunto possono essere promossi. Quindi io clicco sull'eroe che voglio promuovere, che ne so, Sofia, e quindi con l'utilizzo di determinate Soul Stone, io qui non ne ho, ecco che il personaggio acquisirà una rarità maggiore, il che vuol dire che se prima poteva arrivare soltanto fino a livello 80, adesso potrà arrivare a livello 100. E una volta quindi che viene promosso, evidentemente diventa anche un NFT, e se si gioca con gli NFT,
all'interno di questo gioco, ecco che si potranno guadagnare le criptovalute, quindi il token del gioco che poi può essere cambiato e monetizzato, come sappiamo. Quindi, come funziona? Ve lo faccio vedere. Ecco, alla sezione Summon, siamo ritornati qui. Non so, clicchiamo su Normal, andiamo su Summon e vediamo. Otterremo o una Soul Stone o proprio un nuovo eroe, quindi possiamo ottenere entrambi. Ecco che abbiamo ottenuto una Soul Stone. La Soul Stone di questo eroe, che sinceramente non so come si chiama, e ci serve a promuoverlo, per cui questo qui non è l'eroe, attenzione. Se invece vado su Premium, ecco qui aumentano le possibilità di ottenere un eroe anziché la Soul Stone. Per cui io clicco su Summon, perfetto. Vabbè, skippiamo, insomma, andiamo avanti, non ci interessa. Ecco, invece questo qui è un eroe vero e proprio, Zoe. Per cui se vado su Promote, ecco che, ecco, infatti ho già diversi eroi di quello che... per quello che riguarda Zoe, ne ho 3, e infatti ho anche 30 Soul Stone, perciò, per cui io posso promuovere Zoe allo stadio successivo, per cui, ripetiamo, vuol dire che promosso questo personaggio può arrivare fino al livello 60, acquisire più abilità, potenza, vabbè, insomma, poi si vedrà meglio all'interno del gioco. Comunque, questo è quanto. Ritorniamo alla schermata principale. Diciamo che oltre questo praticamente non c'è nient'altro da dire, perché per ora siamo in early access, questo praticamente è tutto. E a tutto il resto poi dovrete pensarci voi. Come avete visto, il gioco è davvero molto bello, fatto molto bene, qualità grafica altissima, fra l'altro si avvicina tantissimo, ripeto, ai giochi proprio che possiamo vedere che vengono rilasciati per PC, per cellulare, il tutto con una dinamica di gioco estremamente fluida e comunque semplice. Per concludere quindi, come si dovrebbe guadagnare? Allora, ancora non si può, perché questo gioco è stato rilasciato praticamente la settimana scorsa e la monetizzazione non è ancora attiva, però si possono fare delle supposizioni col gioco, diciamo, che ha avuto più successo dei Gala Games, che è stato per l'appunto Townstar. Quindi io vi faccio vedere come funziona la monetizzazione di Townstar e su Champions Arena dovrebbe essere praticamente lo stesso. Quindi su Townstar come funzionava? Allora, andiamo a leggerlo proprio direttamente, così lo potete vedere anche voi. Questo proprio è ciò che viene detto, così lo leggiamo e non ci sbagliamo. Allora, prima di tutto bisogna procurarsi gli NFT, e qui ci dice insomma cosa sono gli NFT, vabbè, non ci interessa. Dopodiché, utilizzandoli all'interno del gioco, esiste il token Town, che poi mi sa che è stato sostituito, infatti lo dice qui, dal token Gala, quindi mo pare che si guadagnino direttamente i token Gala all'interno del gioco utilizzando gli NFT. Quindi praticamente i giocatori possono guadagnare i Gala, eccolo qui il token Gala, quando loro stanno usando all'interno del gioco gli NFT. Come si guadagnano gli NFT? Ecco, ce lo dice un po' più avanti. Praticamente, come si possono guadagnare gli NFT all'interno di Townstar? Allora, o comprandoli naturalmente, ci sono le varie maniere, vabbè, qui ci dice come fare, non ci interessa, si ottengono anche i Tower Points, vabbè, ma vale per Townstar. In ogni caso, anche per questo stesso gioco, ci viene detto che gli NFT si possono anche ottenere semplicemente giocando, punto. E poi ogni volta che si ottiene un certo ammontare di punti vengono distribuiti mensilmente, ragazzi, lo dice qui, cioè più evidenziato, e questo vale per Townstar, per cui si suppone che lo stesso meccanismo verrà applicato anche da Champions Arena. Quindi si gioca, ci si potenzia all'interno della piattaforma, si trasformano quei personaggi, gli eroi, in NFT, probabilmente con la promozione, quella promozione che abbiamo visto prima, che viene utilizzata con le Soul Stone, insomma, vabbè, l'abbiamo visto, utilizzando quegli NFT all'interno della piattaforma, più avanti probabilmente verrà distribuito il token Gala, si suppone, e quindi poi si potrà monetizzare. Questo in teoria. Così funziona con Townstar, così è stato scritto, non vedo perché dovrebbe essere differente. Il gioco da questo punto di vista è free to play, non resta che semplicemente testarlo, entrare
implementare la piattaforma, andare avanti nel gioco e poi come al solito si avrà la sorpresa. Naturalmente questo è sempre ciò che accade in free to play quando ci si trova in early access, si vede più avanti cosa accade. Nel peggiore dei casi, vabbè, si è sprecato tempo, in realtà non si riesce a monetizzare se non si investe, però insomma noi l'abbiamo letto, cioè è free to play, ce l'hanno detto su Townstar, dovrebbe funzionare allo stesso modo. Quindi come al solito, per il consiglio, diciamo, che posso dare io, consiglio amico, entrateci se vi piace questo gioco, naturalmente non solo ed esclusivamente per il guadagno, anche perché poi si potrebbe anche avere una fregatura. Quindi insomma ve l'ho presentato, il resto sta a voi fare anche le vostre considerazioni. Se qualcuno sa qualcosa in più sulle modalità di guadagno che ci saranno su Champions Arena, fatecelo sapere nei commenti, e per il resto anche scrivete nei commenti magari cosa ne pensate a riguardo. Per questo video è tutto, noi come sempre ci aggiorniamo a lunedì prossimo e come sempre vi auguro buon divertimento e buoni guadagni con il nuovo gioco dei Gala Games rilasciato praticamente giusto da questa settimana, Champions Arena.